Amici che seguite il canale Pensiero Liberato, buongiorno, grazie ancora per iscrivervi a questo canale. Se vi piace, iscrivetevi numerosi e se volete fate commenti che sono importanti. Questo non è un canale normale, questo è un canale del pensiero liberato, non del pensiero libero. Per cui vorrei che quando avete qualche necessità di esprimere la vostra opinione, perché no? Tutte bene accette. Oggi parleremo del sincretismo, della politica sincretista e di un fatto importante accaduto il 1997 che secondo me è attuale anche oggi. Cos'è il sincretismo? Semplice, un accordo o comunque una fusione di dottrine di origine diversa. Naturalmente si parla. Si nasce come credenza religiosa e poi passa alla filosofia, alla fine diventa un modo di esistere, di essere, che sfocia inevitabilmente nella politica. Veramente dovrebbe interessare anche l'informazione, ma l'informazione, specialmente quella in Italia, non è sincretista, è a pensiero unico, per cui la togliamo. E quindi la politica e la religione sono assolutamente interessate da questo fenomeno di accomodamento, di convergenze magari poco ortodosse. Mettiamola così? Bene, mettiamola così. Perché vedete, nella vita è tutto un patto. È un patto che questa parola di cinque lettere dà forza. Un patto tra fazioni avverse, tra quelli che sembrano avversari, che di fatto non lo sono, come i ladri di Pisa. Di giorno vanno l'uno contro l'altro armati, ma la notte vanno a rubare assieme. Questa è la leggenda, ma non troppo. Ricordo tra i patti importanti, quindi il patto della crostata, un fatto che è vero. Si narra che nel 1997 si sia fatta una cena a casa di Gianni Letta per salvare la bicamerale, che doveva fare quelle famose riforme, a capo della quale c'era un certo Massimo D'Alema, al governo c'era un certo Silvio Berlusconi. Una cena a quattro, D'Alema, Marini, Fini, Berlusconi, naturalmente Gianni Letta. Pare che alla fine, su rivelazione del compianto presidente Cossiga, abbiano tutti gradito una crostata fatta dalla signora Letta. Questa però sono voci gossip. Il fatto vero è che in questa cena si raggiunge un accordo. D'Alema si impegnava a non affrontare. A non affrontare, quindi non portare alla ribalta, quindi spingere sull'acceleratore del conflitto di interessi su Berlusconi e le sue aziende, e Berlusconi si impegnava a non far naufragare la bicamerale. Un patto naturalmente esaltato prima ancora di essere portato a compimento, come sappiamo. Poi c'è stato il patto del Nazareno, ma quello è andato avanti, forse va avanti ancora oggi. Quindi a cosa serve il sincretismo politico? A fare degli accordi che non dovrebbero essere noti a nessuno, ma che servono per arrivare a questa pax fiduciaria. Fiduciaria tra politici italiani o tra politici in genere. È semplicemente ridicolo, però loro ci credono e noi facciamo finta di crederci, anche perché siamo quelli che non possiamo determinare né dire nulla, ma questi patti, come li chiamano loro, sono patti fatti tra ladri di Pisa. E pensiamoci,
Sono assurdi? Sì, sono ridicoli pure, però i loro nefandi effetti li subiamo tutti assieme. Grazie e buona serata. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.